la palla, abbiamo fatto gol, abbiamo fatto buone cose. Ho visto, mi dispiace per l'errore dove un pezzettino coinvolto Del Nero, perché secondo me Emiliano e Del Nero oggi hanno fatto una grandissima partita. Dobbiamo migliorare, questo lo sappiamo, stiamo lavorando per questo e lavoriamo tantissimo. Lo so che la parola lavorare darà fastidio a tanti, però è un lavoro per noi, cioè facciamo questo, quindi non è che poi tutti sono nati nella culla con il dono di essere bravi a giocare a calcio, quindi quello che riesce a farlo, beato lui. È normale che glielo ho portato come esempio, c'è il direttore testimone, stamattina c'era uno che metteva dei mattoncini, è stato lì tutto il mattino da solo, è peggio fare quel lavoro là che giocare a pallone, naturalmente, però possiamo far meglio, secondo me l'unico cosa brutta dell'Acqui è che non ha chiuso la partita, perché abbiamo avuto tante palle gol e purtroppo il primo tiro in porta ci hanno fatto gol. Se si può anche parlare di tiro o di cosa, non, però è stato molto bravo il loro portiere a tenerli in partita. Paura no, normale, situazione di non portare a casa un risultato che per noi è importantissimo in vista della trasferta di Bellinzago, dove vogliamo andare a far bene, dove crediamo di poter fare una buona partita, dove crediamo di poter far punti e dove faremo di tutto per far punti. Il campionato è appena cominciato e tutti quanti, no? Stiamo valutando tante cose, quindi, ma però il discorso è che se c'ho qualcosa da non, che ripeto, lo dico nella sede giusta alle persone che mi interessa dirlo, non è paura, è probabilmente situazioni di così, normale che le due sconfitte fuori casa in campionato non ci hanno fatto bene a livello di solidità mentale, però la dobbiamo tirare fuori, perché ho 4-5 ragazzi di 30 anni e io non posso vedere una sofferenza così per 5-6 minuti, solo non devo più toccare palla. Su 2-0 noi dobbiamo solo farla girare e andare a colpirli una volta ogni 5 minuti, questo non è successo e lavoreremo per. Gilda è un grandissimo giocatore, anche qui dopo 20 giorni sembrava avessimo fatto l'acquisto flop dell'anno, e anche qui, vero? Sembrava che avessimo fatto anche qui l'acquisto flop dell'anno, no? Io penso che Gilda sia uno spettacolo per gli occhi di chi è che viene a vedere la partita e di chi paga il biglietto. E ripeto, poi come Gilda ce ne sono altri devono ancora un po' crescere, altri, perché ripeto, per me è la partita di Samuele Emiliano oggi vale da solo il biglietto. Forse lo dico anche perché ho fatto quel ruolo lì, poi a me non piace parlare dei singoli, però è anche giusto ogni tanto che un allenatore dia il giusto premio a dei giocatori che se lo meritano. E Emiliano oggi oltretutto ha giocato con ancora 2 punti di sutura, quindi è per quello che patisco non avere determinate volte il rispetto di gente che invece merita rispetto.